il racconto di Houssine Kharja su come è andata la trattativa che lo ha portato in nero azzurro. Sicuramente è stata una trattativa che è stata fatta negli ultimi giorni. A me mi ha fatto molto piacere sicuramente raggiungere la squadra campione del mondo in carica, anche secondo me la squadra ancora la più forte in Italia. Oggi arrivare alla corte del mister Leonardo, che, piccola aneddota a parte, ero raccatapalle mentre giocavo nel Paris Saint Germain, perciò mi ha fatto effetto rivederlo qua. Oggi essere un giocatore suo mi fa molto piacere, giocare insieme a tanti campioni anche. E va bene, sicuramente mi avevano seguito tante squadre in questo mercato. Quando è arrivata l'Inter non ci ho pensato due volte e oggi sono molto soddisfatto del mio approdo, diciamo, all'Inter, e molto contento anche per il debutto con la maglia nerazzurra, con una vittoria alla fine. A me ha fatto molto piacere, diciamo. Us ha già bene in mente i suoi obiettivi personali. Io sono un giocatore molto ambizioso, non direi arrogante tra parentesi, però sono molto ambizioso. Arrivo qua nell'Inter sicuramente con la voglia di mettere il mister in difficoltà e di giocarmi le mie proprie carte, diciamo, no? Penso di conoscere molto bene il calcio italiano oramai. E come dicevo, arrivo oggi per innanzitutto per aiutare la squadra, per dare una mano, e sicuramente proverò a mettere il mister in difficoltà, e ogni allenamento per me sarà come una finale, diciamo. 10 anni di campionato italiano e finalmente la grande squadra. Sicuramente, come dicevo, 10 anni di lavoro duro in cui ho giocato in diverse squadre, in cui ho avuto alti e bassi, diciamo. Sicuramente ad oggi, a 28 anni, arrivare nella squadra più forte d'Italia per me è una consacrazione, frutto di un lavoro durato 10 anni in cui avevo come fissazione di arrivare il più in alto possibile nel campionato italiano. Durante i miei anni ho avuto anche diverse richieste dall'estero, però ho sempre voluto fare diciamo, la mia strada qua in questo campionato, che io considero quello ancora ad oggi il più forte al mondo. Perciò oggi arrivare nella squadra più forte d'Italia per me è una consacrazione, un punto di partenza spero per questi anni che ho davanti. E a chi gli ha chiesto se è più facile imporsi in una squadra di grandi campioni, il centrocampista ha risposto così. Giocare insieme a tanti campioni ti rende la vita più facile, no? Perché sicuramente sono meno sbagli in campo, hai sempre delle soluzioni, magari anche quando vai a cercare un passaggio hai l'attaccante che lo trasforma in gol e perciò trasforma anche il tuo lavoro dietro. Perciò sicuramente durante i 3 allenamenti che ho fatto qua ho sentito una grandissima differenza e mi sento al mio agio, diciamo.